Buonasera, ore 21 dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay, una trasmissione che dà seguito alla lunga giornata televisiva per le elezioni amministrative. Anche nel corso di questo numero il nostro Alfredo Primante ci darà ancora aggiornamenti e ovviamente già si ha un quadro quasi preciso di quanto è accaduto nei centri abruzzesi, però poi Alfredo Primante ci darà ulteriori numeri quasi ufficiali nel corso di questa trasmissione. Saluto Andrea Costantini in studio insieme a noi. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. Vado a presentare subito gli ospiti di questo numero di replay. Ritrovo con piacere Guido Colangelo. Buonasera Guido, ben Buonasera, rivisto. ciao, Al suo bentrovati. fianco Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Un saluto al collega Paolo De Carolis. Buonasera Un Paolo. saluto a Ed è voi. con noi anche Francesco Di Francesco. Buonasera Buonasera, salve a Francesco. tutti. Un saluto in regia a Maurizio Dagui, alla tecnica in studio Roberto Pulimanti della Publivideo, e poi ripeto, avremo Alfredo Primante per gli aggiornamenti di questa lunga maratona elettorale. Allora, è arrivata la prima sconfitta del campionato per il Pescara, per di più in casa, dove si è vinto una sola volta e si sono pareggiate due partite. Pescara a 5 punti dalla vetta, la capolista è proprio la Reggiana, e la sconfitta casalinga ha scatenato la rabbia in casa biancoazzurra per le decisioni del signor Maranesi di Ciampino. Tutto vero, gli arbitri stanno penalizzando il Pescara in questa fase del torneo, ma la squadra ha problemi. La difesa continua a subire gol. Il centrocampo, la manovra è ancora lenta, in attacco si punge poco. Con un organico così importante come quello allestito dal Pescara, forse sarebbe più opportuno trovare soluzioni e non solo alibi. Parlo ovviamente anche delle dichiarazioni del tecnico Auteri. Ma rivedremo questa sera quanto è accaduto nella giornata di ieri, quindi dedicheremo una parte non eccessiva agli episodi arbitrali, perché siamo sempre dello stesso avviso. Sì, gli arbitri stanno sbagliando, ma fa parte della stagione. A fine anno di solito la classifica dà i meriti reali di ogni squadra. Quindi avremo diversi episodi che rivedremo, però vorrei dare subito la linea a Andrea Costantini perché ci sono delle novità di giornata che riguarda qualche allenatore. Andrea. Assolutamente sì, intanto partiamo dal girone del Pescara, il girone B era nell'aria da ieri, è arrivata nel pomeriggio l'ufficialità, l'esonero di Alessandro Dal Canto, non è più l'allenatore della Viterbese dopo la sconfitta di Teramo di sabato pomeriggio, Viterbese in fondo alla classifica con appena 3 punti e nessuna vittoria. Nelle prossime ore si saprà chi sostituirà Alessandro Dal Canto. Una notizia importante, non ancora ufficiale, ma ci siamo quasi, arriva da Avellino, quindi girone C, perché sta per essere esonerato il tecnico Piero Braglia dopo la sconfitta anche di ieri a Monterosi contro la neopromossa Monterosi Tuscia. Al suo posto, quasi certamente, ormai possiamo dare per praticamente fatto l'accordo con Vincenzo Vivarini, ex tecnico del Teramo e del Pescara e di altre squadre abruzzesi, recentemente al Bari e anche alla Virtus Entella. Per lui pronto un contratto di 1 anno e mezzo con scadenza giugno 2023. È probabile che se si andrà in porto con la trattativa, già domani possa dirigere il primo allenamento al Partenio Lombardi. A te. C'è anche un posticipo in Sì, Serie C. nel girone C di Serie C allo Stadio Menti di Castellammare è 0-0 il parziale tra Juve Stabia e Palermo. A te. Allora, riviviamo la giornata di ieri. Intanto rivediamo la classifica che vede al primo posto la Reggiana, che è l'unica squadra imbattuta, perché ieri hanno perso Pescara e ha perso anche il Gubbio per la prima volta. Allora, Reggiana al comando con 17 punti, abbiamo poi la sorpresa Ancona Metellica con 16, al terzo posto il Cesena con 14 punti, al quarto posto Siena, Modena e Pescara con 12, l'altra abruzzese, il Teramo, che ha vinto la prima partita, è salita a quota 6. Allora, la prima parte la dedichiamo a questi episodi contestati dal gruppo Pescara Calcio, dal presidente, dall'allenatore, dagli stessi giocatori, anche molti tifosi, ma d'altronde gli errori sono abbastanza evidenti. Vorrei subito un commento a caldo vostro sulla partita di ieri.
considerando sì questi errori, però anche 90 minuti di gioco. Allora Paolo, primo flash con te e poi andiamo ad analizzare gli errori arbitrali e le lacune della squadra. Allora, intanto buonasera, io non sono in genere un mangia arbitri, come non sono un mangia allenatore, però io ho visto un buon Pescara, non certo per 70 minuti, ho visto un Pescara che ha giocato bene nel primo tempo, poi quando la Reggiana ha dovuto ribaltare la cosa, i cambi sono stati decisivi, la scelta di Radrezza per esempio, l'ingresso di questo giocatore che ha spaccato la partita e ha dato alla Reggiana quella qualità tecnica, quell'intensità, lì c'è stato un... c'è stato un cambio di marcia che forse sulla panchina del Pescara qualcuno doveva vedere. Se non sbaglio il cambio di Auteri è arrivato molto 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 tardi rispetto a come era e come era nata la partita, come c'è la storia di quella partita. Quindi decisive le sostituzioni? La partita l'ha spaccata la sostituzione dell'allenatore che tra l'altro poi era in tribuna e è successo tutto quel pandemonio. Però mi permetti, ti metto subito un po' sì. di carne al fuoco. Io oggi ho rivisto la partita con un arbitro, sì. Tu sai, mantengo il riservo. In effetti, riguardando la partita, l'errore che commette l'arbitro è uno solo, perché sui fuorigioco tu i 5 mm, i 5 centimetri senza VAR. Oh, non dimentichiamo che nella adesso partita li rivedremo con calma. Sì, no, nella partita di Champions al VAR hanno dato all'Atletico Madrid un rigore assolutamente inventato. Qui, quindi vuoi dire senza VAR era molto difficile gravissimo stabilire il fuorigioco del primo, no, vabbè, del secondo, ma quello del terzo è un errore. La cosa gravissima che ha commesso l'arbitro è stato quando ha cacciato il portiere del Pescara. Sì, quello lì, è un errore tecnico proprio. Quello è un errore tecnico gravissimo, lì tutte le indicazioni parlano, ma poi ha praticamente da lì ingenerato una serie di errori, perché lui, non so se vi siete accorti, a un certo punto della partita comincia ad avere quasi un atteggiamento anche aggressivo nei riguardi. Sono stati un paio di giocatori del Pescara che hanno contestato la decisione. Lui si è inalberato, ha cominciato ad avere anche un atteggiamento abbastanza, non voglio dire... Ha perso un po' la testa. Sì, secondo me a un certo punto è andato in blackout, perché... Quello è un errore che non puoi fare, perché da lì ti cambia tutto. Allora, diciamo subito cambia che per fortuna tutto. In tribuna era presente il vice commissario degli arbitri di Serie C, lo conosciamo molto bene, Pasquale Rodomonte. Non so se ci che sarà cosa una ha detto. Relazione su quanto ha visto sull'operato dell'arbitro. L'errore sul portiere, quello è un errore grave, sul portiere non puoi cacciarlo. Vi chiedo un flash generale e poi andiamo sugli episodi. Riccardo? Sugli errori arbitrali, no, sì. Generale, sulla fotografia della partita. La fotografia è una squadra immatura, una squadra che deve ancora prendere le redini in mano, una squadra che ogni volta va in campo e alterna fasi di bel gioco a fasi completamente di oscurità totale. E quindi è una squadra immatura, una squadra che deve crescere, una squadra che sembra giovane, non esordi, una squadra che non dà continuità. E chiaramente questa è la settima partita e sono sette partite che alterna queste fasi in campo. Bene. Ad onore del vero, sì. Scusa Enrico, io sono stato tra quelli che ieri dopo la partita pensava che l'arbitro avesse fatto un altro errore tecnico, cioè sul rigore è andato Rizzo in porta, sì. Poi quando è ripartita l'azione è andato Ianes. Pensavo non si potesse fare, perché da regolamento il regolamento dice che il portiere deve essere facilmente identificabile, è l'unico giocatore che invece può... si poteva fare. Invece si può fare questo, okay. No, è importante perché molti per ci hanno anche chiesto questo, anche su Forza Pescara, molti ci hanno chiesto, certo. Questo hai quello fatto non bene era errore. L'errore grave è che lui non doveva assolutamente espellere il buon di Gennaro. Allora Guido Colangelo, 5 punti dalla vetta, siamo soltanto all'inizio della stagione, alla settima giornata. Il Pescara però non vince da 3 partite, perché ha pareggiato con la Viterbese, ha pareggiato sul campo del Gubbio, ha perso il primo match contro una grande del campionato con la Reggiana. Che segnale è? Segnale certamente non positivo, perché il Pescara dovrebbe essere una delle squadre che dovrebbe essere fra i grandi insieme alla Reggiana. Però il problema, io sono d'accordo con Riccardo, è la prima partita che vedo io, quindi sì. Mi sono impegnato tantissimo.
E secondo me, con un mio modestissimo giudizio, è che è una squadra che gioca a tratti fa delle cose eccelse, altre volte fa degli errori elementari, roba da dilettante. Errori banali, insomma, proprio da non, che non si può neanche commentare. Infatti i gol presi sono errori che neanche in terza categoria si subiscono, e quindi è difficile commentare questa squadra in questo momento, anche perché penso che è in crescita, sta cercando l'allenatore di trovare il giusto, però siamo già alla settima giornata e dovrebbe essere già tutto chiaro, anche perché questi stanno in ritiro oramai dal mese di agosto, quindi voglio dire, anche perché fra qualche settimana sentiremo dire che la squadra comincia a essere stanca, adesso che non è allenata, fra 3-4 giorni. Le solite frasi che si usano per giustificare le negatività. Quindi è ancora tutto da scoprire, e quindi siamo un pochettino in ritardo, secondo me. Tra poco rivedremo gli episodi. Francesco, la tua fotografia di ieri. Un Pescara che non è ancora completo, per completo intendo che non è capace di tenere l'iniziativa, di giocare per almeno un'ora e dieci, ossia per l'80% del tempo, così come gioca nei momenti migliori, con l'aggiunta che la difesa continua a prendere gol, perché evidentemente sul piano tattico, perché i cambiamenti ci sono stati nelle scelte, però evidentemente sul piano tattico non è protetta dal centrocampo o non si capiscono tra di loro, però c'è troppa sofferenza. Alla partita di ieri, fatta questa brevissima analisi, c'è da aggiungere che poi c'è stato tutto quello che, certo, che c'è stato. Allora, concludendo con l'espulsione che non c'era di Gennaro, con i gol sì, è vero, come dite voi, il VAR, i centimetri e tutto il resto, però credo che per esempio sul primo gol dalle immagini si intuisce che era fuori gioco, guardando, facendo riferimento alla linea. I gol sono tutti irregolari, facciamo questa premessa, I gol sono tutti irregolari, adesso li andiamo a vedere. Partiamo, parlo dei gol della Reggiana, Sì, sì. 35esimo minuto, il vantaggio della squadra ospite sul traversone di Contessa, Guglielmotti che è già davanti al difensore. Qui non c'è la linea che stabilisce. Ma c'è, sì, se fermiamo, adesso, Maurizio è bravo in regia. Un attimo, però parliamo una volta, sennò già andiamo in difficoltà nel collegarci. Il problema non è solo il fuorigioco, è che si aiuta con un braccio ed è evidente il fallo di mani di Guglielmotti. Quindi doppi errori, il fuorigioco si può vedere, non si può vedere, non è facile per l'assistente. Perfetto, quando tocca il pallone con il braccio, il guardaline è lì a pochi metri e ha tutta la visuale libera. Adesso avremo anche un'inquadratura particolare da dietro la curva, dove si nota proprio il giocatore che tocca il pallone con il braccio. Possiamo andare avanti, Maurizio, perché è una fase successiva. Vediamo proprio, ecco qui, guardate Guglielmotti. Ed ecco che si aggiusta il pallone proprio con il braccio destro, quindi questo è ancora più evidente come errore, perché guardate Guglielmotti, sì, non lo vedi mai, si aiuta con il braccio, fallo di mano e netto, un gol da annullare. Questo è l'episodio del primo gol, con un'inquadratura dalla curva nord. Non abbiamo visto il fuorigioco, però Andrea era da vedere il pallone. No, va con la mano, ma proprio con la mano. Noi in diretta, quando abbiamo visto l'azione, ci eravamo insospettiti per come il pallone era rimasto davanti a Guglielmotti. Esatto. Perché solitamente un pallone controllato con il petto e basta, un pochettino si sposta. Invece lì la palla era precisa davanti a Guglielmotti e ci eravamo insospettiti sul fatto che lui avesse potuto controllare con il braccio, e poi sospetti. Siete tutti d'accordo? Sì, che non è talmente evidente. È molto evidente, cioè, sembra impossibile non vedere un fallo così. Ma è irregolare, cioè, se rivedete le immagini, il fuorigioco, è il fuorigioco, perché è roba di centimetri. Ma noi da qui lo vediamo, scusami, con la linea che non lo vediamo a velocità normale, ma l'arbitro non lo vede il guardalino, ma l'arbitro non lo può vedere il guardalino, sì, però ma il fuorigioco è impossibile, anche perché io oggi, ti ripeto, durante la trasmissione mi sono studiato tutto, ho visto anche io con l'orientatore, e nel momento in cui calcia
Guglielmotti. Non ancora, deve fare ancora mezzo passetto, parlo di mezzo passo, di 10 centimetri probabilmente, no? E lui sta in linea, è nel momento in cui caccia che scatta e va fuori in sì, comunque fuori qua gioco. Era difficile vedere fuori gioco, parte il questo, fallo di mano è evidente. Ma il fallo di mano ma è guardate, evidente. Fermo, perfetto questo fermo immagine, e si vede già che è avanti, dalla linea, guardate l'erba scura sì, e l'erba chiara. Però loro sono a velocità normali, no. Ma la cosa grave è che il guardalinea che ha tutto il campo è aperto. È quello che ti ho detto, il guardalinea alle spalle. Certo, perché sono tanti gli episodi. Enrico, io ero allo stadio in linea. Che ci ha colpito, nessun giocatore del Pescara ha protestato. No, c'è pur solo Iannes che alza la mano. Iannes, la visuale perfetta per vedere che il controllo era con il braccio. Allora, qualcuno ha parlato anche del gol irregolare di Ferrari, parliamo dell'episodio del 2-1. Maurizio, vediamo se dalla sintesi riesce che gol che ha fatto Ferrari. Riproporci. No, qui stiamo andando al secondo gol della Reggiana, il gol del 2-1 del Pescara. Adesso Andrea darà una mano a Maurizio Da qui, perché probabilmente non era nella sequenza degli errori arbitrali, no, per dire che Ferrari era in posizione regolare sul tocco bellissimo di ecco qui Diambo, qua gli mette una palla è dietro, no, la palla è già partita qui, certo. Dobbiamo andare quando tocca la palla, no, ma parte Diambo, da dietro, parte c'è dietro il difensore, ecco, c'è il difensore, c'è il difensore centrale al limite dell'area che tiene in gioco Ferrari, quindi certo. Questo è un gol regolare, una grande giocata, no, chiariamo perché qualcuno ha detto ma no, anche il Pescara, no, il gol di Ferrari è regolare. Adesso Maurizio andiamo all'episodio del gol del 2-2, il colpo di testa di Lanini, anche qui guardate Lanini al centro dell'area, incredibile. Sta arrivando Ferrari, però il giocatore è già però avanti, guarda. C'è Ferrari che lo può tenere in gioco e non lo vede, no, ma Ferrari è dietro, cioè è chiaro, guarda la zona d'ombra, cioè Lanini davanti al portiere, sì, che no, dici, voglio dire, ma è un po' difficile, no, io dico che è fuori gioco questo gol e non è che siamo stati degli asini, perché a difesa schierata Francesco non no, è qualcuno che erano... sale lì, qualcuno sale vedi? In difesa schierata guarda ci abbiamo 10 persone in area e lasciano, ho capito, ma sale la difesa, esatto. No, per metterli sale... fuori gioco, guarda. Ma il problema adesso anche questo, qua non facciamo la Serie A o siamo in nazionale, qua siamo nella Serie C, ricordiamoci. Quindi avere anche queste situazioni di andare sempre in fuorigioco, purtroppo non sempre li dà. Perché no, lì si sono persi l'uomo, guarda, lì si sono persi, guarda, Memusciai lo lascia, guarda, sta andando e poi va a sì, fare il blocco sul compagno. Uno potrebbe anche pensare che si fa fuorigioco, no? Che vuole mettere in fuorigioco l'avversario, però non è una tattica eccellente. E poi c'è l'ultimo episodio. Però pure qui era difficile, Enrico. Del rigore. Tutto è difficile. Poi per l'arbitro di Serie C è ancora più difficile. No, poi non sono aiutati da niente. La cosa grave è questa. Il terzo episodio, quello del rigore per l'intervento di Gennaro su Zamparo. Qui però le imprese non ci aiutano, perché anche Zamparo parte in posizione irregolare, certo, però non siamo aiutati, perché vedete quando calcia il compagno non si vede la posizione di Zamparo. L'errore è sull'uscita del portiere che commette fallo, ma non deve essere ma c'è espulso. La munizione, sì, permettetemi però su tutto, ha ragione Guido, anche su questo, su tutti e tre gli episodi i difensori sono sistemati male sulla linea dei difensori sulla chiusura, perché sul primo c'è il giocatore che si ferma e quindi se lo perde, su questo stanno in due e lì solo in due i due centrali sono posizionati male su tutti gli episodi, che poi questo è, ci possa stare il fuorigioco e comunque adesso non è l'espulsione, siamo d'accordo. Io voglio dire una cosa però, sì, però andiamo oltre a vedere perché questa squadra prende tanti adesso gol, adesso ci arriviamo. Abbiamo io visto però solo qui volevo dire, qui fa una giocata da grande giocatore Radrezza, che con la visione periferica senza guardare distinto mette la palla in verticale con la difesa che sale, perché la difesa stava salendo cercando di mettere in fuori gioco l'attaccante, lui invece sì, ma la difesa lì non deve salire in prima intenzione, ma sale perché questo è il sistema. Insomma, cioè il 3-4-3 dell'arbitro e della fase difensiva, diciamo, ha queste caratteristiche, cioè tu lì la rabbia a fine partita essere... di presidente, allenatore e giocatore. Andiamo a sentire il presidente Sebastiani.
Io non mi ricordo il nome dell'arbitro, però credo che... Maranesi di Ciampino. Ecco, credo che oggi Maranesi Pescara 3-2. Come ci può essere una spiegazione, Presidente, per l'ennesimo arbitraggio, insomma, che lascia desta delle perplessità? Insomma, Pescara dà fastidio in Serie C, qualcuno potrebbe pensare questo? No, non credo che sia questo il problema. Il problema è che purtroppo ci sono degli errori evidenti e io non voglio dire, voglio dare le colpe a nessuno, però credo che l'arbitraggio di oggi sia veramente vergognoso, soprattutto nell'ultima cosa che ha fatto, che è una cosa che non... Cioè, non sta né in cielo né in terra, cioè, il cartellino rosso sul portiere che esce e che fa rigore non si dà più, è una regola, non è che lo dice Sebastiani, se uno non la conosce faccio fatica a pensare che uno possa arbitrare. Avete chiesto spiegazione alla fine al direttore di gara? Sì, però ha detto non adesso, ce le darà la prossima volta forse, fra 5-6 mesi. Io non voglio dare alibi ai miei giocatori, all'allenatore, a nessuno, però noi potevamo tranquillamente avere 4-5 punti in più e stavamo parlando comunque di altro, di una classifica diversa, anche se siamo, come dicevi prima, alla settima partita e quindi tutto quello che stiamo dicendo fa poco testo, però non si può continuare a subire torti di questo tipo soprattutto quando giochi in casa, perché ribadisco, noi non siamo l'ultima ruota del carro, vogliamo gli stessi trattamenti di tutte le altre. Allora, queste sono le dichiarazioni del presidente, andiamo a sentire anche Auteri e poi torneremo in studio, ecco l'allenatore. Ma io dico che anche in 4 giorni difficili che abbiamo passato, i motivi li sapete, e con alcune assenze importanti che sul piano della struttura mentale e dell'esperienza, vedi l'assenza di Drew, di Frascatore e anche Insita che non era al massimo, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo soltanto avuto la colpa di non finire il primo tempo 2-0 perché abbiamo fatto una grande gara, perché abbiamo creato e non concesso nulla, però poi siamo stati sfortunati nell'episodio dello 0-1, siamo stati sfortunati nell'episodio dello 0-1 perché per l'ennesima volta è un gol irregolare, perché se vedete l'azione è fuori gioco, però poi puntualmente, quindi siamo andati in svantaggio in un'azione palesemente irregolare, nessuno l'ha visto, però poi abbiamo rimediato la gara, abbiamo cominciato con lo stesso atteggiamento nel secondo tempo, abbiamo pressato tanto, abbiamo sbloccato la partita e stavo per fare anche dei cambi, perché alcuni erano stanchi, vedi Memushai, erano pronti in Sita e Rizzo per entrare, invece abbiamo commesso una leggerezza su un angolo contro, perché abbiamo perso le posizioni, non siamo andati in due subito sulla palla, però poi sullo sviluppo dell'azione abbiamo preso il gol del pareggio di nuovo in posizione regolare. Per favore, andatelo a vedere, io non mi voglio lamentare, ma di nuovo chi fa gol è in posizione regolare. Poi il terzo gol, prima c'è l'espulsione di Giambò, poi avviene anche l'espulsione di Gennaro, che a mio parere non c'entra nulla, e anche quell'azione parte da una posizione viziata e poi l'arbitro non decide subito. Non è che voglio parlare degli arbitri perché non mi piace, è un risultato che lascia la mare in bocca. Andiamo avanti perché non si è deciso nulla, questa è una squadra che ha... che a qualità l'ha dimostrato anche stasera, quindi vedremo, il campionato è molto lungo, non è che potremo sempre incontrare situazioni in cui insomma subiamo delle reti irregolari. Tutto vero quello che si è detto, però le lamentele servono a ben poco, bisogna trovare soluzioni perché altrimenti si creano alibi che possono diventare pericolosi nell'arco della stagione. Lecchiamoci le ferite, guardiamo in casa nostra quali sono le lacune, cerchiamo di migliorare, perché il Pescara è in parabola discendente, aveva iniziato bene la stagione, anche Auteri nelle dichiarazioni di fine partita era molto severo quando si vinceva, quindi chiedeva molto di più a questa squadra, adesso però non può giustificare tutto ciò che ruota intorno alla sua formazione. Prima di sentire voi in studio, un breve intervento collegato con noi Zoom, Antonio De Leonardis, che tornerà ospite tra qualche settimana. Buonasera Totò, ben rivisto, come stai? Ciao, tutto bene, ci vediamo tra poco. Dai, sì, un saluto dagli amici in studio. Allora Totò, sì, saluto come, a tutti, come leggi quanto è accaduto nella giornata di ieri, cosa ti preoccupa e quale può essere
l'argomento da focalizzare questa sera? Ma guarda, finora in effetti si è parlato dell'arbitraggio. Sicuramente è stato non solo insufficiente, ma veramente molto brutto e parziale, direi. Però chiaramente io credo che non possa essere solo questo il problema. Cioè, questo è un problema comunque che non riguarda il Pescara, nel senso che riguarda la gestione della partita. E visto che stiamo parlando di Serie C, visto che non c'è il VAR, visto che la preparazione degli arbitri di quella categoria sicuramente non è a livello di quella dell'A e della B, è ovvio che è un problema che resterà per tutto il campionato, ma non resterà solo per il Pescara. Allora, il problema di cui, insomma, che mi pongo e che ci poniamo tutti, e che anche tu hai espresso prima, è quello che sta combinando la squadra in questo momento. Cioè, sentire che, voglio dire, anche ieri l'allenatore è stata la migliore partita della stagione, insomma, io credo che sia un po' troppo soprattutto rispetto a quello che si è ottenuto finora. Cioè, questa squadra, che pure era partita in maniera molto molto brillante, entusiasmando probabilmente anche a ragione, perché l'ha visto anche il sottoscritto, insomma, è piaciuta la squadra, poi man mano sono affiorati problemi che è difficile da risolvere. Insomma, io, quello che dicevo l'ultima volta che ci siamo sentiti, la cosa che mi lasciava un po' perplesso era la gestione del gruppo, perché, insomma, il fatto di cambiare sempre formazione, di non avere sempre lo stesso assetto, di avere sempre lo stesso assetto con questo 3-4-3, con una rosa abbastanza ampia, anche di un certo spessore, alla fine poi ti ritrovi, se noi andiamo a vedere questa squadra in 7 partite non ha mai ispirato la stessa formazione, e questo credo che sia un problema, anche perché non solo alternando, che so, Cancellotti schierato una volta tra i difensori, una volta tra gli esterni, vari cambiamenti, comunque cambiamenti continui, anche la gestione dei cambi. Ricordiamo Montevarchi con quei 3 cambi alla fine del primo tempo, che veramente era un'assurdità, anche perché Pescara sta giocando una grande partita, era pure in vantaggio, allora non ha potuto sfruttare il quinto cambio proprio per come l'ha gestita. Ieri tra l'altro è successa la stessa cosa, alla fine non avevi più il cambio, non hai potuto mettere il portiere dopo l'espulsione, che, insomma, sì, magari faceva gol lo stesso, però un conto se avevi un portiere, un conto se c'era Riccio. E quindi queste sono le perplessità, poi ce ne sono altre, voglio dire, anche questa formazione che cambia di continuo, questo turbione delle punte. Ecco, però, dunque, alla luce di tutte queste considerazioni, chi va messo sotto accusa? Ma sicuramente anche la gestione dell'allenatore, a mio avviso. Faccio un altro esempio, insomma, questa alternanza di turbione delle punte. Ferrari non partecipa, Ferrari che, a mio avviso, però, insomma, a mio avviso è molto soggettivo, credo che sia uno dei migliori di questo abbondante reparto d'attacco. Ebbene, Ferrari ha segnato 2 gol, ma ha giocato in totale 150 minuti, cioè meno di 2 partite, e non è stato mai titolare, voglio dire. Io credo che sia una di considerazione da fare. La cosa vera, a mio avviso, è che quello che sconta in particolare il Pescara sia l'assenza di Pompetti. Pompetti era, insomma, l'unico giocatore di qualità a centrocampo, quello che secondo me faceva la differenza. È chiaro che se lo cambi con Risso, no, con un altro qualsiasi di quel tipo, voglio dire, non è lo stesso effetto che può avere. Quindi io credo che soprattutto questo sia il problema vero. Poi il fatto che la squadra, insomma, continua a prendere gol, tra l'altro credo che sia, insomma, una delle difese peggiori soprattutto del gruppo di testa, prende gol in tutte le partite. 11 gol sono tanti. Esatto, sono tanti. Ieri, insomma, al netto dei tanti errori fatti dall'arbitro, che stava veramente scandaloso proprio per l'incapacità di arbitrare insieme soprattutto alla terna,
però quello che ci deve riguardare è la gestione di questa squadra, che insomma non sta facendo, a me non sta piacendo la gestione che sta portando avanti l'allenatore, che ha portato questa squadra a non essere ancora una squadra, certo. perché è vero che gioca bene, però ha sempre gli stessi errori, cioè quindi il problema è anche magari valutare un cambio di modulo. L'ha fatto un paio di circostanze sul finale delle partite, gli è andato pure bene, però è chiaro che insomma in questo momento quell'impronta che avevamo visto all'inizio non oggi è molto sfocata, esatto, e che crea, a mio avviso, da più perplessità che certezze. Totò, non possiamo dedicarti ulteriore tempo perché abbiamo elettorale, ti aspettiamo in studio ovviamente per avere la possibilità di lunedì prossimo, grazie a Totò. Saluto a tutti gli ospiti, grazie, ciao Andrea. Allora, aggiornamenti, poi andiamo in pubblicità e poi amplieremo con gli amici qui in studio tutti questi argomenti. Andrea? Non ci sono aggiornamenti da Castellammare, sempre 0-0 il parziale tra Juve Stabia e Palermo. A te. Linea Maurizio Daguì, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 22:37 minuti, entriamo in diretta. Allora, la prima parte l'abbiamo dedicata alle decisioni dell'arbitro, alle dichiarazioni. Adesso andiamo a vedere un po' quali sono i problemi di calcio, anche se ovviamente gli arbitri fanno parte di questo mondo. Allora, la difesa continua a subire gol. A centrocampo si hanno problemi. In attacco c'è questo dubbio: Ferrari, De Marchi, Rauti, Clemenza. Le formazioni vengono cambiate spesso, non c'è continuità. Qual è il primo aspetto, Guido, da correggere? Ma io penso la prima cosa, non subire gol è importantissimo, perché prima o poi i gol li facciamo, infatti ne abbiamo fatti due, però ne abbiamo subiti tre. Viene fuori la sua mentalità difensiva proprio. Bravo. E quindi il gol prima o poi lo fai, tant'è vero, ti ripeto, abbiamo fatti due. Infatti noi stiamo parlando, adesso abbiamo visto giustamente l'errore dell'arbitro, quell'attaccante ha preso la palla con la mano in maniera evidente, quindi era... Però io dico un'altra cosa, lì è il guardaline che deve segnare il fallo. Vabbè, questo oramai abbiamo capito che sono un po' ciucci, però il problema è un altro, è che l'attaccante non deve prendere il pallone, anche perché ci stava... erano in due e non mi ricordo adesso come chi, non ho visto bene da lontano, era Rasi e Ingrosso mi sembra, sì. E quindi uno è stato superato e ha letto male la traiettoria dalla sinistra e l'altro mi sembrava Rasi, che stava più indietro, che si è fermato addirittura e ha dato la possibilità all'attaccante di essere da solo, cioè era due contro uno, quindi non è che è difesa non schierata e abbiamo subito un contropiede. Ecco, abbiamo fatto un errore tecnico. Possono nascere anche dal fatto che si cambia spesso il compagno del reparto, reparto che costantemente lavora, quindi i sincronismi penso di sì, perché io arrivata la settima giornata dovremmo avere già l'ossatura della squadra, il cuore, quella che è la squadra, la vera squadra. Poi tra infortuni, cali di rendimento settimanali, non so, allora si cambia uno o due persone, va bene, ma cambiarne 5-6 o addirittura ho controllato le formazioni anche e ogni domenica una formazione diversa, e ancora evidentemente non ha ancora... È vero che questo è un organico competitivo, perché anche chi va in panchina ha una buona carriera alle spalle, tranne uno che non si sa che fine ha fatto, perché Valdifiori non ha mai giocato. Però che abbia una buona carriera è indubitabile. Appunto, giro nazionale, stiamo parlando di un ex nazionale. Ma certo, quindi... qua ci abbiamo, io leggo, scusate. E allora, tu hai un organico competitivo, però gestirlo nella maniera giusta. Riccardo, perché non parli questa sera innanzitutto? No, perché sono un po' arrabbiato. No, ma guarda, io ti dico la verità. Una cosa che mi fa innervosire di questo allenatore, te lo dico, è il modo di comunicare. Allora lui utilizza questa tattica di che quando perde difende la squadra, quando pareggia così così, quando vince invece attacca la squadra. Questo tipo di comunicazione è un tipo di comunicazione che, non lo so, può farla con altre persone, non certo con persone competenti che vedono la partita. Lui ha detto: ho giocato la mia miglior partita. Non è vero.
Non è assolutamente vero. Questo lo dice lui perché ha perso e va a difesa della squadra. Invece questa squadra tiene una difesa altissima. Questo è il problema vero. Noi prendiamo la barca di gol perché teniamo una difesa altissima. E questa... è questione di uomini, di modulo, di allora, cosa? Anche di uomini, tutti, eh? Anche di uomini e anche di modulo. Nel senso che al posto, perdonami, in avanti di prendere 7 mezzi attaccanti, compro l'attaccante vero che fa 20 gol. E noi abbiamo, è il quarto anno questo che siamo senza l'attaccante che ci fa 20 gol, che ci garantisce l'attaccante. Attaccanti in centro avanti, ne abbiamo 7 che Ferrari lui per poco Ferrari, campo, ma Ferrari infatti lui non lo fa giocare, che è l'unico forse che potrebbe, che per caratteristiche è il centravanti vero, sia per testa, sia per fisico soprattutto, che per movimento, e lui, come ha detto giustamente il dottore, l'ha fatto giocare molto poco, quando è entrato ha fatto 2 gol, punta su Ferrari, di questi 7 attaccanti. Ma come dice Guido, puntiamo su... Sì, ma la difesa base, così alta, perdonami, la difesa così alta, ma con un schema, un 3-4-3... Ha giocato sempre così, ho sempre capito. 3-4-3. Sì, ma non stiamo parlando di Mourinho o di Capello, stiamo insieme di un allenatore che ha fatto la Serie C, voglio dire. Testo, non è che stiamo parlando di tutti questi inventori, perché mi sembra qua che tutti devono trovare... l'invenzione del gioco del calcio, la serie 6, ma già il calcio non lo inventi tu, non lo invento io, non lo inventa De Carlis, forse lo inventa Colangelo per la sua esperienza, però voglio dire, non è che per forza devi inventare qualcosa, gioca normale, hai visto che con la difesa 4 giochi meglio, ma continua, non è che se uno torna indietro sui suoi passi è sintomo che il suo modo di giocare è sbagliato, è sintomo di maturità. Ricordavo prima al mio amico Francesco che i grandi allenatori, Capello, Mourinho, tu hanno cambiato molte volte lo schema di gioco perché lo adattano i giocatori che hanno. Se tu vedi che con questa difesa, al di là dei 20 centimetri che era in fuorigioco, ma ha ragione Guido, ma dov'è? Ma chi lo tiene quell'uomo? Chi dov'è? E se partiva in linea era gol. La difesa, perdona. Puoi parlare un'ora e mezza perché. No, va bene, però fammi parlare un'ora. Non ho parlato prima. Però naftalina. Allora, perdonami, la settimana scorsa 4 volte 3 contro 2. Ieri 2 volte 4 contro 3, cioè sempre siamo sempre in non superiorità numerica nei reparti, e questo su questo lui deve dire. E l'ultima cosa, poi mi taccio. No, ma ci torniamo, cioè vorrei alterare un attimo i commenti degli altri sulle tue valutazioni, perché come ci ricordava Andrea Costantini, questa squadra ha cominciato ad avere problemi con l'assenza di Pompetti, certo, elemento di qualità. Ieri sopperita anche dall'ingresso di Giambò, che non si era mai visto in campo. Quindi non so se Auteri di questo organico conosce pregi e difetti un po' di tutti. È vero che la squadra è stata completamente rinnovata, però Guido diceva, dopo 2 mesi di lavoro dovresti avere un po' il quadro completo. Invece in campo si alternano tante soluzioni, tranne qualcuna. Paolo. Allora, intanto volevo soffermarmi sulla gestione dell'insuccesso, della sconfitta. Sì. Cioè, al termine della partita dichiarazioni così non aiutano né da parte del presidente né da parte dell'allenatore, perché il presidente spesso fa questo, perde, va e mette sul banco degli imputati. Questo crea inevitabilmente all'interno del gruppo una reazione. Poi ognuno, una reazione o un alibi? Crea comunque una reazione, perché all'interno del gruppo sentire che l'arbitro è in questo modo, per quanto possa essere vero, crea comunque all'interno di un gruppo una reazione che poi ciascuno di noi valuta. Quindi la gestione delle partite, soprattutto delle sconfitte, in questo modo secondo me non aiuta tantissimo. Poi mi consentirai un aspetto, se da manuale, leggendo proprio il manuale del calcio, come si dice, il 3-4-3 è uno di quei moduli essenziali, classici, cioè molte intensità e linee strette. Non è il 4-3-3 dove tu hai il play che deve essere molto tecnico, capace di dare profondità, di giocare ad un tocco, come si dice, come ha fatto Radrezza ieri. Il 3-4-3 vuole linee molto strette e soprattutto molta corsa, molta intensità. Io vedo giocare dalla prima partita Memushai, è l'unico che non è mai in discussione. È adatto a giocare con questo modo, perché gioca sempre lui? Soprattutto non è più il Memushai di una volta, quindi anche la sua, ma perché gioca sempre lui? Poi, volendo vedere la partita analiticamente, come fanno oggi quelli che sanno di calcio, loro mettevano la palla sempre nel vuoto di centrocampo dei due, e dove andava a pizzicarla sempre. Quando è entrato Radrezza, perciò ho detto questo,
si è messo lì in mezzo e ha giocato tutte le palle possibili ed immaginabili ad un tocco in verticale. Guido, allora questo discorso che fa Paolo sul modulo 3-4-3 ti convince? Nel senso, ha ragione Paolo a sottolineare questi aspetti, un modulo un po' particolare dove ci vuole intensità. È che Paolo adesso ha fatto, si è rivisto un po' gli schemini, quindi ha fatto lo studio del calcio. Sono stato a casa di Enrico oggi pomeriggio, ci siamo ripassati i moduli. Però io dico invece che secondo me è una mancanza di concentrazione, anche mancanza di concentrazione da parte della squadra, perché ti ripeto, tu puoi giocare con tutti i tipi di moduli, però questi gol non li puoi pigliare mai. Non è un fatto di come sei schierato o di come sei in campo, è un fatto di come ti metti, di come approcci sull'uomo, sull'avversario. Cioè, ti ripeto, questi hanno fatto 3 gol da soli, non c'era nessuno, quindi non c'è modulo che tenga. Quindi voglio dire, ti ripeto, il primo gol ero in due, eravamo in due e quindi non hanno preso l'attaccante. Il secondo gol eravamo in 7-8 e questo di testa fa gol. Cioè, è incredibile. Sono saliti, però voglio dire, però hanno perso l'avversario. C'è stato uno che è andato a marcare il proprio compagno di linea. Hai capito? Quindi hanno perso l'avversario. È una mancanza di concentrazione. Di concentrazione, come si fa a questi livelli? Scusami, il terzo gol, come dice giustamente anche Riccardo, difesa molto alta, no? Ma la difesa alta al limite devi anticipare l'avversario, perché se sei alto. Le linee non sono essere alto o passare la difesa, sono le linee lunghe. Capito? La mediana rispetto alla linea arretrata, con quella sono troppo lunghe. Il 4-3-3 devi tenere stretti. Che ti senti di dire? Che gli allenatori bravi dicono che i moduli devono di solito adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Auteri ha scelto insieme al direttore sportivo e alla società questi giocatori, li conosceva decisamente meglio di noi e quindi evidentemente sapeva o pensava, poneva, che potessero applicare al meglio il modulo suo. Secondo me non è una questione di, per quello che ha fatto vedere il Pescara, soprattutto la partita di ieri, ma anche negli altri errori, negli altri gol presi, al netto dei gol di ieri, che il secondo era fuori gioco, che il primo era fuori gioco con l'aggravante del braccio che sistema bene il pallone per il tiro. Senza che lo ripetiamo, vincente. L'ho fatto acclarato. Appunto, e quindi è una questione di attenzione nell'applicare lo schema, perché ripeto, ieri di 3 difensori centrali. Su sei tutti, d'accordo con Guido? Come no? Beh, ne stavamo parlando prima. Il primo e il terzo gol. La difesa era sistemata. Però non è la prima volta che accade questo, è la settima giornata. I correttivi dove stanno? I correttivi stanno che evidentemente i giocatori non riescono ad applicare quello che l'allenatore prova, perché anche questo, anche questo fatto che cambia i giocatori, certo. C'è chi sostiene che può essere un vantaggio, questo lo insegna, ce lo dice la storia del calcio, ce lo dicono i tanti allenatori dalla Serie A alla Serie C che si sono succeduti negli anni, che cambiare 3-4 uomini a partita, se hai le alternative valide. E qui mi sembra che abbiamo sempre detto, tutti stavate dicendo. Adesso non possiamo non dire che l'organico è importante. A 3 squadre. Appunto, proprio perché, bravo, ma io stavo per dire, proprio perché l'organico è importante, sono tutti giocatori che presi uno alla volta danno ampie garanzie. A maggior ragione l'allenatore può cambiare i giocatori 3-4 ogni partita, non è necessario avere, diciamo, un 11 base formato di 7-8-9 giocatori che giochino sempre quelli. Perché poi il problema è che il falso problema, dice, quando si cambia formazione, la tattica, ma durante la settimana, mi dovete scusare, questo lo sappiamo, provano queste soluzioni e non voglio scomodare quello che è successo a giugno agli europei, ma chiunque entrava in quella squadra, la squadra girava allo stesso modo. Evidentemente è anche forse il modo di lavorare durante la settimana, perché se dopo la domenica, ossia gli allenatori ci dicono che fanno le scelte in base a quello che vedono durante la settimana, benissimo, noi giudichiamo in base a quello che vediamo la domenica.
E la domenica vediamo che c'è qualcosa che non funziona. Volevo ricordare al mio amico Francesco che noi non giochiamo mercoledì né la Champions League né l'Europa League. Noi facciamo una partita alla settimana. Agli europei giocano ogni 4 giorni e quindi è logico fare dei cambi, neanche poi tanti. Ma tu in questa squadra devi dargli un assetto. Non, questa squadra non ha un assetto. Se io ti chiedo chi sono i 3 attaccanti titolari e siamo qua in questo studio in otto diciamo 3 nomi diversi. E non è corretto. Allora, difesa e attacco cambiano sempre. Centrocampo. Ma centrocampo anche lì, perdonami. Guarda le velocità di ripartenza di tutte le squadre che abbiamo incontrato e guarda la velocità delle nostre ripartenze. Andiamo, siamo molto più lenti nelle fasi di ripartenza degli altri. Poi la scelta, allora, nel 3-4-3 la scelta dei quinti è fondamentale, perché questi hanno, se andiamo a rivedere la partita di ieri, i primi 40 minuti. Ha giocato solo il Pescara e ha tenuto la regione nella propria metà campo, perché i quinti spingevano molto e loro non riuscivano ad uscire. Quando poco si è i due esterni di centrocampo, non voglio interrompere, non l'ho fatto mai stasera, ma i due esterni di centrocampo, da una parte Clemenza e dall'altra Zappella e Rasi, in fase difensiva evidentemente non svolgono un lavoro di protezione. Però, per i tre difensori, correggimi Guido, Fernando, io infatti ho notato invece, Paolo, sì, primo tempo meglio, però anche poco, perché io ho detto a un ragazzo che stava a fianco a me, ho detto: ma perché non ci giocano mai con questi esterni? Infatti ci stava Rasi e Zappella, sì, vero? E Zappella, che si proponevano molto molto spesso, ma difficilmente. Davvero ho detto: ma che fai, antipatico sto ragazzo, non gli danno un pallone, soprattutto a Zappella. Tu, Guido, ci insegni che il reparto principale è il centrocampo, cioè la zona nevralgica del campo, che deve aiutare a coprire, deve proporre gioco. Certo, no? Io sono convinto di questo, scusa se ti interrompo, però per me i giocatori importanti sono gli esterni. Perché sì, soprattutto nel 3-4-3, quelle sono fondamentali. Cioè, sugli esterni tu metti in crisi tutti, sì. Tant'è vero che i gol vengono fatti quasi sempre su cross, e infatti con Zappella, come si chiama lui, ha fatto dei 3-4 cross meravigliosi, veramente belli. Cioè, in fase difensiva, quante volte è rientrato? Mai. Certo. Allora, il fare mai. Non è una novità. Però sabato, alla vigilia della partita... Io infatti pensavo che giocasse a 4 ieri. Pensato alla difesa a 4. Io pensavo che giocasse per a 4. Vuol dire che ha provato qualcosa e poi non è rimasto convinto delle soluzioni adottate in settimana. Ma si sente più sicuro lui con questo chiaramente sistema, no? è il metodo che usa da quando ha cominciato ad allenare. È chiaro che ha una tale conoscenza. Ce ne sono pochi al però, mondo. Sì, cioè, o sei Zeman, esatto. O sei Zeman, però hai una tale capacità poi di giocarlo quel modulo. Stiamo parlando di livelli diversi. Appunto, sto dicendo con interpreti giusti. Oppure tu parti, mi dici: io faccio il 3-4-3, gioco con questi uomini, ma nel 3-4-3 devi almeno avere su di 10, 5-6 sicuri. È vero, lui ha detto. Ma qui siamo arrivati alla 7ª giornata di campionato. Esatto, lui ha detto: abbiamo avuto degli infortuni. Sì, abbiamo avuto 2 infortuni. Però l'ossatura della squadra, questa squadra in realtà non ha un'anima. Cioè, voglio dire, è una squadra che gioca molto spesso, pur cambiando gli interpreti, ma in realtà senza uno spartito preciso. Poi, perdono, un'altra cosa. I movimenti non sono così. Su 7 giornate che sono state giocate, guarda, bene o male, sono quasi tutte uguali le partite che faccio. Molta. Lui non si è mai, il nostro allenatore, non si è mai preso una responsabilità di dire: ho sbagliato. Mi piacerebbe. Tu insisti con questo fatto della comunicazione. Ho capito, la comunicazione, sì. Se vuoi, gliela insegno io la comunicazione. No, lui a noi la comunicazione. Calcio, quindi... Ti prego, su questo, guarda. No, ti prego io. No. Cioè, se parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Ho capito, però lui deve comunicare. Allora, io quello che voglio dire è questo, che a volte anche una ammissione di responsabilità sulle cose, che lui dice il gol è fuori gioco, io di contesto dico no, il gol è vero, è fuori gioco, hai ragione, però dov'è il tuo uomo? Lontano.
Perché? Forse che lo faccia all'interno dello spogliatoio. Ho capito, ma anche dire ogni tanto su 7 partite anch'io ho delle responsabilità, perché ha delle responsabilità? Perché se ne accorge anche lui che la squadra a un certo punto è molto larga. Contano queste cose, la comunicazione. Ma la comunicazione, probabilmente lui avrà questo sistema per difendere, oppure non vorrebbe rompere un equilibrio all'interno dello spogliatoio. Ci sono tante, certo, sembra un po' fastidioso, potrà essere anche antipatico, certo. No, sì, fa parte del personaggio. Dall'impressione che c'è sempre, non dire proprio la puzza sotto al naso, no, comunque che si infastidisce la domanda. Vabbè, quella può essere la tensione della partita. Può essere, ma anche nella conferenza stampa di presentazione che si vedono, che quasi appena si fa da a una domanda a cercare di capire, a premere, e lui si infastidisce. Ma questo è un altro aspetto, a me non me ne frega niente che si infastidisce. Io dico che in campo si vede se l'allenatore giudica chi deve giocare e le condizioni dei giocatori e della squadra per i 6 giorni di allenamento, noi giudichiamo, noi tutti giudicano quello che vedi la domenica. La domenica stiamo vedendo di una squadra che nella fase difensiva, quindi non stiamo parlando se gioca bene Drudi o gioca bene Frascatore, la fase difensiva abbiamo delle lacune evidentissime. L'importante è che Cauteri resti tranquillo, perché è arrivato che tranquillo, chi sta a dire niente, tra l'entusiasmo della gente, la credibilità. Ma Musciai si può sostituire? Ma poi sono problemi Musciai. La domanda che fai a chi? A noi tutti? La fai a me la domanda? Siccome io Cauteri. La fai a me? Mo ti rispondo io. A me se oggi Musciai secondo me non è un problema. Il problema è che Musciai è rimasto. Perché è rimasto? Forse perché è amico di qualcuno e questo qualcuno sta molto vicino al presidente, non lo so, non me ne frega, è rimasto. Se l'allenatore lo fa giocare, uno come Cauteri, non è il giovane che può essere succube del presidente oppure della... gioca sempre bene, non va mai sostituito. Questo è un altro aspetto, non l'ha sostituito, evidentemente ha ritenuto... Non sto chiedendo a Cauteri. Vabbè, ma siccome Cauteri non c'è, fratello, qualcuno di noi risponde. E sicuramente non è più il Memusciai di una volta, perché soffre in mezzo al campo. Certo, però anche lui può anche essere sostituito al 70esimo. Cioè non è che la domanda da porre a Cauteri, perché Valdifiori, che era in partenza, è rimasto. Si sono accordati per spalmare il contratto che prendeva, che era elevatissimo per la Serie C, con un anno in più per 2 anni, e questo non nemmeno un minuto. Sì, parliamo di un giocatore, perché se mi dicono, se lui viene e dice Valdifiori non gioca perché per me non è in grado di giocare, non è ancora in condizioni, è già una risposta sulla quale poi si può discutere. Ma ripeto, attenzione, anche quello è un falso problema, lo si chiede per capire il perché, perché se no ieri ha giocato Giambò, che mi sembra che abbia giocato bene. Che l'ho dovuto mettere per forza di cosa, altrimenti più Giambò... dinamismo però. Sì, dinamismo. No, ma l'ha messo in ritardo... E Memusciai. Esatto, lo ha messo in ritardo da quando c'è stato l'infortunio di Pombè. Ma lì l'allenatore ti dice non era ancora pronto, e qui discutiamo fino a domani mattina. Poi, importante che lui resti tranquillo. Nella sua conferenza stampa. Scusa Riccardo, poi ti lascio la parola. E Rima, secondo me deve restare tranquillo. Chi sta a dire niente? Deve restare tranquillo, perché se incomincia a vedere ombre dalla seconda partita negativa, si infastidisce, non fa il suo bene, perché poi a Pescara si sa come vanno a finire. Ma nessuno credo che gli stia dicendo nulla di particolare. Come diceva prima, è un mestierante, conosce bene la Serie C, non dovrebbe meravigliarsi dei tanti errori degli arbitri in Serie C. Perché sì, ovviamente da una vita anche quello degli arbitri se ne parla, molta perché calma, sono errori. Cauteri, tranquillo, faccia il suo dovere. Però, scusami, e lui è un mestierante, però degli errori li ha fatti. Sì, è la seconda volta che arriva con un'espulsione a non avere l'uomo, ad esempio il portiere aveva già fatto il quinto cambio, ce l'aveva fatto anche 2 settimane fa. Sempre su un'espulsione di Nzita, cioè lui degli errori comunque. È vero che lui è quello che ha commesso più errori di tutti, saperla tutta. Cioè, allora, a me piace che ognuno tanti si prenda le proprie responsabilità. Crediamo lui sia sotto gli occhi di tutti, perché se il Pescara è a 5 punti dalla vetta, un motivo ci sarà. Per all'inizio della stagione si diceva la squadra da battere, 5 punti dalla prima.
e siamo alla settima giornata con 11 gol subiti, con una proiezione di 60 gol. Quello è il problema principale. Non facciamo come le annate precedenti. Diamo forza, prendiamo, diamo tempo, diamo pazienza, corrigiamo subito le cose. Il problema lui principale è che hai preso 11 gol. Lui ha detto che voleva fare la maggior parte dei presi per errori del Pescara. 3-4-3 inserivo un 3-5-2, l'ha dichiarato lui. Lui può fare quello che vuole, basta che risolva il problema. Per dirti che, però non è che lui ha pensato mi metto dietro a 4, no, lui fa 3-5-2, cioè lui ha difesa 3, per lui è un... Vabbè. Andrea, andiamo in pubblicità, poi torneremo, perché dobbiamo parlare di Valdifiori, di Galano ancora, perché una partita ha fatto Galano, poi subito messo out, allora stabiliamo cosa fare di Galano. Rientra intanto Pompetti, probabilmente a Chiavari. Andrea, intervallo a Castellammare, 0-0 tra Juve Stabia e Palermo, un aggiornamento non ufficiale per quanto riguarda la Viterbese, però in pole position per prendere il posto di Dal Canto c'è Giuseppe Raffaele, allenatore siciliano, ex Potenza ed ex Catania. 22 un minuto, linea alla regia Maurizio Daguì, torneremo tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 22:07. Allora, la nostra redazione sta lavorando per l'esito finale di questa giornata elettorale. Ci sarà a fine trasmissione un nuovo intervento di Alfredo Primante, ma Andrea Costantini, però, che sta collaborando anche con la redazione, ci dà qualche novità sui centri abruzzesi, chi va al ballottaggio? Sì, le situazioni da monitorare in questo momento sono quelle di Roseto degli Abruzzi e di Lanciano, perché a Roseto degli Abruzzi si andrà al ballottaggio, certo l'ingresso al ballottaggio di Mario Nunes, bisognerà vedere chi sfiderà Nunes, che al momento ha la migliore percentuale. C'è un testa a testa tra William Di Marco e Tommaso Ginobile, in questo momento leggero vantaggio per William Di Marco. E poi c'è la situazione di Lanciano, dove Filippo Paolini, sindaco non uscente ma in passato sindaco della città frentana, ha una percentuale che balla intorno al 50%, quindi potrebbe vincere al primo turno oppure si andrà al ballottaggio. Quindi alle 22:30 poi Alfredo Primante ci darà assolutamente tutte anche le sugli altri comuni. Complimenti a Gilberto Petrucci, nella tua penna è stato eletto sindaco, collega Gilberto, quindi un saluto. Sei contento? Un augurio, certamente sì. Un augurio. L'hai visto crescere Gilberto. Certo, con la speranza che possa far bene e quindi far rifiorire questo bellissimo paese. Allora, torniamo ai problemi di casa nostra, perché dobbiamo parlare anche in attacco. De Marchi, Ferrari, Clemenza, Dursi, Rauti. Abbiamo tante scelte, però chi fa gol? Ferrari fa gol. Sì, infatti io ieri, chi non ho apprezzato, mi scuserà, perché non, però è De Marchi che non mi è piaciuto affatto. Cioè, a parte... A Otero è piaciuto, lui ha detto ha fatto un'ottima partita De Marchi. Beh, no, io modestamente ho visto, a parte quell'assist per il gol bellissimo... Però ha sbagliato troppi palloni, si è inserito sempre non in maniera positiva. Insomma, non mi è piaciuto De Marchi ieri. L'avrei sostituito subito. Pensavi, Riccardo, di trovarti la settima giornata con tutte queste problematiche alla vigilia di un'altra trasferta insidiosa, perché lunedì si gioca a Chiavari contro l'Entella, un'altra squadra che è retrocessa dalla Serie B. Anche l'Entella ha i suoi problemi, però quello è un campo poi... che non ci porta bene sul sintetico, campo stretto, insomma sono tanti problemi da risolvere. Ti dico la verità, no, non mi sarei aspettato darmi in questa situazione di classifica, con qualche punto in più, magari non in testa, magari ha pagato con qualcuno, però staccato di 5 punti, 5 punti sono tanti. Sono tanti perché abbiamo visto come la Reggiana è una squadra in salute, al di là di tutto quello che è successo alla partita, è una squadra che immagina gioco e che gioca. E purtroppo è una squadra più organizzata del Pescara? Per il momento sì, assolutamente sì. Perché come ha detto poi giustamente Paolo, quando poi lui ha capito l'allenatore di cambiare, di mettere uno in mezzo, dava via la palla di prima, ha cambiato il ritmo la squadra e ci ha messo in serie difficoltà. Dei cambi ieri per la Reggiana sono stati determinanti. Sì. Però al di là di questo, purtroppo questo campionato fa una promozione e noi dobbiamo arrivare primi, perché poi se vai nella lotteria dei playoff, figurati, succede tutto quello che vuoi. E noi abbiamo il famoso sulla carta, che tanto Totò Leonardi odia che io lo dico, ma lo dico, sulla carta noi abbiamo veramente una squadra assolutamente competitiva. È vero che siamo alla settima giornata, è vero anche che tante squadre poi lasceranno dei punti, però è vero che noi con una maggiore attenzione qualche punto in più l'avevamo. Paolo, è un caso che dopo l'uscita di Pompetti si è rotto qualcosa? Ma guarda, io penso che questa squadra sia, al di là poi delle individualità, Pompetti è un giocatore che ha stregato un po' tutti, poi chi seguiva un po' il calcio da vicino sapeva la qualità di questo giocatore, però io credo che l'allenatore non abbia ancora plasmato la sua squadra, non abbia ancora lasciato la sua impronta,
Tu mi insegni però che questi discorsi si fanno quando non arrivano i risultati. Possiamo arrivare anche alla decima ma giornata. L'anno scorso, guarda, volevo arrivare. Ancora siccome, non prova. Ma secondo me io la mano di Auteri non l'ho vista. Ma è la stessa cosa che mi era accaduto l'anno scorso vedendo il Bari qualche volta. Pure mi aspettavo fiamme e fuoco dalla formazione pugliese, così non è. Ci sono organici. Però non era partito male Auteri nelle prime due queste è un organico, questo è un organico particolare, questo è un organico molto ricco, molto dotato, variegato. Qui ci sono giocatori importanti, per esempio molti dimenticano Marilungo. Marilungo è un bel giocatore. Stiamo parlando di un secondo campione. Voi perché Valdifiori non gioca? Perché non gioca, lui l'ha spiegato, insomma l'ho fatto capire, proprio per una questione di modulo. Cioè questo modulo non ha bisogno di uno dei piedi buoni, Marilungo è più adatto nel 4-3-3, che no, però, non giocherà mai. Però si contraddice facendo un centrocampo dove l'unico punto inamovibile è un giocatore che ha più di 35 anni e non ha il dinamismo che chiede questo modulo. Quindi c'è qualcosa che non mi convince. Però io ritengo nelle sue che scelte. A pallone deve giocare chi sa giocare a pallone. Di tutti questi atleti che corrono, che il calcio sia cambiato, che ci sono sempre più atleti e meno giocatori, va bene. Però che uno da scimpanchina, uno con i piedi buoni, al cospetto di uno fisicamente più forte, lo puoi fare una volta su quello che era il mediano, di quello che fa legna, ma alla fine la palla, e infatti senza Pompetti ne abbiamo perso totalmente in qualità. Però a pallone deve giocare chi è capace di giocare, Guido, a pallone. Tu dall'esterno, non quello. Nessuno è dentro lo spogliatoio e nessuno vede anche gli allenamenti. C'è un caso Valdifiori? Ma guarda, io è l'unico che non ha c'è fatto pure un mai caso un Galano, scusa. Io me lo sono chiesto, però quando ho visto poi la distinta, sì. E ho visto che Valdifiori è in panchina. Io vabbè, Galano dice vabbè, non gioca perché ci avrà problemi di caratteriali, non lo so. Okay. Ma Valdifiori, quando l'ho visto in panchina sulla distinta, allora mi sono rimasto un po' perplesso, perché dico, cavolo, sta in panchina, poteva anche non è la prima volta. Per dare la mano. Invece pensavo che stesse squalificato o infortunato, e dico, vabbè, non gioca. Invece ho visto poi la distinta, cavolo. Secondo te cosa può essere successo? Ma può darsi, forse ma non è no. successo nulla. Ma io non credo, perché poi Valdifiori è un giocatore, diciamo chiaramente, non è Galano, è un giocatore che è stato sempre vicino al gruppo, è uno che ha sempre sì. spinto, certo. È uno da un carattere vero, quindi vero. Meraviglioso, uno che dà, cioè che fa squadra. È un uomo spogliatoio, che fa ecco, squadra. È un esperto, quindi... Quindi non lo so, probabilmente lui per dimarcare ancora, come dicevamo prima, forse allenatore, questo 4-3-3. Lui ha sempre detto che darà spazio che a tutti, perché e allora tutti, è il momento di far giocare Ferrari, bravi. Hai detto bene prima tu, 150 minuti ha giocato, due gol, un gol ogni 75 minuti. Sì, è vero che non c'è la proiezione nel calcio, è tutto diverso, no? La matematica è cioè, fino stai parlando punto. Di Ferrari, di Ferrari sì. E Ferrari, secondo me, dopo tra l'altro il gol di ieri è stato non bravo, bravissimo, ha agganciato il pallone che lì deve avere una padronanza del tuo corpo, deve avere una padronanza e una sensibilità certo. nel piede, correggimi se sbaglio Guido, che è una vita che sta nel calcio, ha agganciato il pallone e poi ha fatto gol di una bravura quindi estrema, un punto fermo poi può lo rimettiamo essere un'altra Clemenza, volta in banca, può essere Ferrari, Clemenza. Un punto certo. fermo può essere, per quanto abbiamo visto, perché poi le scelte le fa l'allenatore. No, io mi sto dicendo, l'ho fatto rivedere. Eccolo là, non lo so, uno che fa un gol del genere, che tanto entra subito in partita, quindi vuol dire dopo che ha carattere, non è avvilito perché non adesso gioca. Andrei vengo da te, Guido. Posso dire un attimo, Francesco, un pensiero adesso ho avuto. Può anche darsi però che succede questo in questo spogliatoio, che siccome è una squadra così importante, che è difficile sceglierne 10 o 11 e tenerne un'altra idea. Ma è pagato per fare questo. Okay, no, però voglio dire, però psicologicamente. Però accontentare tutti significa scontentare tutti. Amico di tutti, amico di nessuno, capito? Ma scherziamo. Io dico, come motivazione. No, sono d'accordo con te, amico di tutti, gioca tutti un po' per uno. Scusate, l'allenatore deve scegliere in base ai meriti e alle qualità. Bravi, ce l'ho detto mezz'ora fa, l'allenatore ci ha sempre detto, qualunque allenatore, che fa la formazione in base a quello che ha visto una settimana. Sì, ma un giocatore ha diritto anche di sbagliare una partita. Se hai sicuro di essere l'attaccante e sbagli una partita, la devi giocare la settimana successiva.
Ci sono dei giocatori in Serie A che sbagliano la partita, non è che dopo li metti in panchina e se ne dimentica. Non è così che funziona. Io non credo. Uno che può Oteri anche sbagliare. Non sto dicendo. Questa la sua esperienza, Oteri non è che ha problemi nel gestire lo spogliatoio. Uno, ma non, bravo, ma non bravo, si bravo, io te l'ho uno, già detto un'altra io volta. Io non sto dicendo che se uno gioca male deve sostituire. Sì. Io ho visto Ferrari due volte, tre volte che è entrato, ha fatto già due gol. Sì. Ieri ha fatto un gol che nessun giocatore del Pescara fino adesso ha fatto, io lo confermo. Certo, magari poi a Chiavari non segna, deve aspettare, dagli tempo. Cioè, Guido, e allora ha avuto questo sento, cioè quest'idea. Ma nel senso una motivazione, siccome ci la stiamo fatta, chiedendo come mai c'è questo. Quello ha fatto l'aggancio di destra e ha tirato di sinistra. Una motivazione deve esserci e quindi questo potrebbe essere una. Tu che sei più esperto ancora. No, sì, che penso? Più esperto di Auteri. Penso che giustamente che non è questo, perché io quando allenavo io, se un giocatore faceva l'ossatura della squadra era quella, e dicevo, visto che oggi c'è la febbre, te la senti a fare mezz'ora? Anche con la febbre, siccome era un giocatore importante, doveva giocare, se ce la faceva a fare almeno mezz'ora, punto. Quindi, anche se non stava al 100%, quindi io sono per un blocco, i titolari e per le riserve. E le riserve. Non ci sono vie di mezzo, ci sono i titolari e le riserve. Quando sono tutti titolari invece? Quando sono tutti titolari è un casino, e allora è il momento in cui tu sbagli, perché è un problema. Tu hai detto adesso, Auteri non ha problemi, ci sono spogliatoio. Guarda che te l'ho detto la settimana scorsa, ma il leader non è colui che si impone, è colui che viene riconosciuto dal gruppo. Certo. Non è che uno diventa leader perché con la forza fa il leader, perché non è così che si ottengono i risultati, perché poi ti mettono in difficoltà. Ho detto che con l'esperienza che ha, non si sorprende. Addirittura ha tolto tre attaccanti una volta, tutti di mio, non me lo dimentico. Ha messo tre attaccanti, e quella invece fu una bella mossa. Andrea, sì, una piccola premessa: la trasferta di Chiavari nelle ultime due stagioni è stato un crocevia negativo per gli ultimi allenatori del Pescara. Le Grottaglie, lì la prima sconfitta della sua gestione, e poi Pescara in picchiata. Breda, prima sconfitta della sua gestione. Se il Pescara non dovesse vincere a Chiavari, potrebbe ritrovarsi con 7 o 8 punti di ritardo dopo 8 giornate dalla prima della classe. Auteri sarebbe messo in discussione? Chi vuole rispondere? Paolo. Numericamente sì, per i risultati sì, devi vedere se uno ha fiducia. Hai visto Andrea, zitto, ha fatto una bella domanda. Bravo, esatto. numericamente dopo 8, domenica è l'ottava, giusto, lunedì, dopo 8 giornate stai a 7 punti, 8 punti. Dalla... Un punto giornata perso dal primo posto sarebbe. In più giochi lunedì, che non è un vantaggio in questo caso, perché giochi sui risultati degli altri. Che non è un vantaggio nel nostro caso. Andrea ha fatto una domanda ben precisa. Francesco ha risposto. Paolo, rispondo che dico numericamente sì, poi devi vedere se c'hai ancora fiducia nell'allenatore, hai fiducia nel gruppo, se sai se tutti i giocatori seguono la nota. Poi ci stanno 2000 variabili. Dico bene, 2000 situazioni da verificare. Paolo? Allora, il contratto è importante, il contratto che ha Auteri. Pensare di mettersi a fare un valzer da adesso per con gli allenatori diventa veramente, poi si rischia di far saltare tutto. Credo che sì, sarà una tappa importante, ma non tale da mettere davvero in difficoltà il presidente da poter pensare ad un cambio, almeno adesso. Riccardo e Guido. Auteri tutta la vita, assolutamente, cioè non si può, l'abbiamo già fatto degli errori di Zauri che era, abbiamo tolto già, no, assolutamente, il tecnico va confermato, va data fiducia, noi parliamo per aiutarlo, magari a volte siamo critici, però l'allenatore deve essere uno con le sue idee, va difeso tutta la vita, assolutamente, un allenatore. Sarebbe bello capire avanti. Perché è stato... c'è stata la crisi con Zauri. Vorrei capire qual è la ragione di fondo di questo. Però ne abbiamo parlato tante volte, cioè questo rapporto che non c'era col gruppo dei segnatori perdenti. Però guarda, quello è l'anno zero del Pescara. Sì, sì. Perché sì, i problemi da là sono cominciati. Perché da lì comincia tutta la discesa, tutto l'aspetto discendente. Comunque Luciano Zauri era allo stadio. Era allo stadio. Chiedo a Paolo, ti faccio la domanda al contrario. Secondo te perché Zauri si dimise
Allora, prima che rispondi tu, ma te lo dico io per l'ennesima volta. Anche le pietre, perché aveva capito che stava per scoppiare la bomba, e perché la società lo aveva volontariamente o involontariamente, sempre un errore, delegittimato. Con l'aggiunta di tutti, esatto, quel riordavere di tutti i problemi che c'erano lì dentro, che era un cancro di spogliatoio. Ma lì vi ricordo l'episodio a Livorno. Sì. Allora, quindi che non voleva i senatori perdenti, qualcuno c'è ancora. Quindi. C'è ancora, appunto. Zauri che stava andando bene. Attenzione. Ma infatti gli errori dovrebbero essere maestri di vita, quindi. L'inizio della fine penso, è stato Zauri. Io penso che il presidente, oramai la società Pescara Calcio, debba capire che certi errori, anzi non deve far neanche balenare l'idea che se dovessero non sia mai non andare bene domenica o lunedì si potrebbe cambiare anche allenatore, perché è lì che si accende la scintilla e si accendono le situazioni all'interno dello spogliatoio, allenatore sì, allenatore a noi, quindi casino, i leader chi saranno, quelli che andranno dal presidente a parlare, dovrà pigliarli a calci giù a sedere il presidente prima che si presenta. Ma anche perché ve l'ho detto prima, perché la squadra è stata costruita sotto le indicazioni dell'allenatore. Francesco, l'allenatore riconosce tutti questi giocatori. Però, deve essere adesso talmente bravo, certo, intelligente e umile, perché certo, l'umiltà è una qualità, non è un difetto, di capire dove deve magari cambiare qualcosa. Però il problema è anche uno, Francesco, perché io ho visto anche, però anche lui, l'allenatore, dovrebbe essere più tranquillo, più consapevole, essere più professionista. Perché anche io ho visto l'intervista che ha fatto, non so, non mi ricordo dove e quando, quando uno di voi, un giornalista, gli chiese: ma se perdiamo domenica è un problema. E lui si è incavolato, ha detto: ma che dici? Come per dire, ma che dici, stupidaggini? Ti ha fatto e se n'è andato. Cioè, no, quindi voglio dire, lui deve restare tranquillo perché... deve avere questa tranquillità. Cioè, che se lui crede in questa squadra, poi al limite si recupera, insomma, però ci sono i tempi. Anche perché e i campionati giusti, che sembravano finiti a dicembre, ma ci mancherebbe, e poi mancherebbe, si sono conclusi diversamente negli ultimi tre mesi. Forse questa la storia è piena. Da rimarcare, leggere anche a fine partita o raccontare la partita quella che senza esaltarla in termini con equilibrio, equilibrati. Hai ragione, ma è la cosa più a lui, più alla squadra, ma è la cosa più difficile. Ormai basta vedere le piazze, sanno leggere le partite. Bravo, ma alla fine della partita con la Vissepesaro, quando tu presentavi te, uno diceva una cosa, quell'altro, l'allenatore della Vissepesaro, tutti i contrari. Sembra che stessero diverse, parlando di due partite. Quindi nella comunicazione è un difetto di quasi tutti gli allenatori. Un attimino più lucido. Nella comunicazione deve essere un attimino più tranquillo. Sì. Non più lucido. Come? Non più lucido, più tranquillo. Più tranquillo, lucido, è lucido. Tranquillo. Allora, non ci sono novità, sempre 0-0 a Castellammare di Stabia. Io, se posso, pongo un altro problema, perché al di là di Memusciai, che però può avere una sorta di leadership stanca, perché a Pescara da molto tempo, c'è anche la mancanza di leadership in questo gruppo. C'è un giocatore intorno al quale, dal punto di vista del carisma, la squadra può ruotare, che può trascinare, perché ripetiamo, anche gli ultimi episodi che hanno riguardato Memusciai, abbiamo ricordato anche quello che è successo con Zauri, forse possono non far apparire la sua figura come una figura carismatica in campo, e allora si può porre un problema di leadership. Riccardo? No, io penso che io penso che il problema sia proprio quello. Credo che lui abbia, cioè questa squadra, io prima ho detto, non ha anima. L'anima è quella, cioè la capacità di convincere un gruppo attraverso l'allenatore o attraverso le persone più carismatiche che hanno questa leadership della bontà del progetto. E questo non è, progetto questo è una cosa, la leadership ne un'altra. Allora, il progetto no, è valido, si può applicare il progetto valido senza avere un giocatore che già la leadership. So bene che cos'è la leadership, la deve avere l'allenatore. So bene che cos'è un progetto, so bene che cos'è una leadership. Non, io non ho detto che non lo sai. In un progetto non voglio neanche sprecare concetti. La leadership ce l'ha l'allenatore. Di psicodinamica di gruppo. Qui c'è un problema. Questa squadra, e ha fotografato bene secondo me Andrea la situazione, probabilmente non riconosce la leadership, e questo gruppo non ha anima,
perché non si riconosce in un progetto tecnico-tattico che magari li convince a costituire quell'ossatura, quella saldatura che in genere... avete fatto l'esempio della nazionale, degli europei, quella squadra, indipendentemente dagli interpreti, aveva un senso di appartenenza, una forza, un convincimento della bontà di quel tipo di lavoro, quindi di progetto, che poi alla fine si è visto come è andata. Questa squadra manca di questo elemento. Ma parla sempre il campo, perché tu non puoi essere, scusami, non puoi essere capitano una vecchia gloria per il tuo passato. Ma non necessariamente. Cioè, devi dimostrare di essere, ma te lo devono riconoscere gli altri, sopra gli altri, bravo, non sotto nel agli caso altri. Della nazionale non necessariamente il leader deve essere il più forte della squadra. Ci sono anche dei leader nello spogliatoio che magari non giocano mai. Io ti posso garantire, non te lo dico perché, nell'Inter Ranocchia, che non gioca mai, è un leader dello spogliatoio, è uno che incita la squadra, non sempre deve essere... Adesso Guido ci dice che il leader deve essere l'allenatore. È quello che ho detto in Cina. Ma certo. Sì, ma la Juventus chi è il leader? Scusami Francesco. Nella Juventus chi è? Non è Allegri. Guido, scusa. Nella nazionale è Mancini. Certo, il leader è l'allenatore che deve essere però riconosciuto, come giustamente dicono, dalla squadra, per prima cosa. Però c'è anche un altro tipo di rapporto importante, che in genere c'è anche un allenatore in campo. Ci si affida che, sempre che ci qualcuno si affida in qualcuno in campo che dà non disposizioni, ma che dia forza. E chi che può dia... essere? E non ce l'abbiamo a Pescara. Quello che ti può guidare, quello che dà certi momenti. Ma io... Tu ti affidavi a Di Federico? Tu ti affidavi a Di Federico? Ma io sì, c'avevo Di Federico. Ingrosso è un giocatore, bisogna vedere il carattere, perché Ingrosso è un giocatore che ha esperienza, ha vinto campionati. Però deve avere quindi ripeto, però ci vuole anche il carattere per poter ricoprire determinati ruoli. Sono stati sette di dire alla fine, perché abbiamo io credo che Drudi potrebbe essere uno, sia per caratteristiche, anche per ci ho parlato anche domenica, potrebbe essere uno che nella parte difensiva potrebbe fare il leader della sua difesa. Ma come fanno a essere leader giocatori che sono retrocessi 2 anni di seguito? Ma perché questo parliamo però di Drudi, il di Musciai, carisma, a volte senza Drudi questa squadra non può giocare. Sì, però leader è una parola grossa. Leader è una parola grossa, ma noi stiamo cercando lui ha detto non c'è, sono d'accordo. Drudi, facendo delle ipotesi su chi potrebbe essere leader. Poi il leader lo fa la squadra, Certo. Allora Andrea, siamo in chiusura, tra qualche minuto ci sarà ancora Alfredo Valdifiori, Primanto, il leader è Valdifiori, quindi per quello va in panchina. Vedi come siamo diversi, no? Volete aggiungere qualcos'altro, perché non c'è più tempo? Andrea, un'altra domanda? Un piccolo riferimento, a Bari lo scorso anno erano titolari Antenucci e Di Cesare con Auteri, ora sono entrambi ancora giocatori del Bari, ma con la nuova gestione tecnica di Mignani fanno spesso la panchina, quindi poi avere questa carriera alle spalle, avere una certa età non equivale ad essere titolari inamovibili di carisma. Una nota positiva ce l'abbiamo, però un gran portiere di gennaio. Sì, 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 peccato sì. Che mancherà a Chiavari, però Sorrentino non è... Sorrentino. Sì. Allora Andrea, siamo in chiusura, 0-0. Ricapitoliamo il discorso sugli allenatori. Dal Canto esonerato a Viterbo. Dal Canto esonerato dalla Viterbese, dai notizie ufficiali, probabile suo sostituto Giuseppe Raffaele, tecnico siciliano, ex Potenza e Catania. Per quanto riguarda l'Avellino, manca solo l'ufficialità, Braglia verso l'esonero, al suo posto per Vincenzo Vivarini è pronto un contratto con scadenza giugno 2023. Forse già da domani, al massimo dopodomani, Vivarini dirigerà il primo allenamento della squadra irpina. Invece in Serie C, Girone C, si sta giocando il posticipo tra Juve Stabia e Palermo, 0-0 a metà ripresa. Ringrazio Maurizio Daguì a regia, Roberto Pulimanti della Publivideo, ringrazio ovviamente Guido Colangelo. Grazie a voi. Ci rivedremo presto. Ci Guido, sentiamo. Grazie a Riccardo Clinca, a Paolo De Carlis e a Francesco Di Francesco. Lunedì si giocherà Entella Pescara, ore 21. Grazie per averci scelto.